credo che i tempi premano, io mi limiterei a tracciare il titolo dei paragrafi di un intervento che farei. Perché sono stati toccati dei temi importantissimi. Prima la considerazione essenziale del rapporto tra economia e politica, tra Europa e ordinamenti nazionali, tra dinamiche che stanno riguardando ormai le tendenze di tutto l'Occidente in maniera così pesante. Il Mulino ha appena pubblicato l'ultimo numero di Martha Nussbaum che ha il sottotitolo Liberarsi dalla dittatura del PIL. Mi pare che questa sia l'indicazione, il titolo che darei al primo paragrafo, perché credo che davvero siamo arrivati a dei livelli deformanti di tutto il circuito dei diritti, del diritto, delle dinamiche delle sovranità rispetto agli interventi esterni. Faccio notare tra parentesi che per la prima volta, io credo, organismi come il Fondo Mondiale o la Banca Europea dicono a singoli stati, indicano le soluzioni istituzionali da adottare, addirittura indicando non solo il contenuto degli interventi, ma anche non adottato un procedimento legislativo, ma adottato un decreto legge. Io credo che questo non si fosse mai verificato e segna una svolta di grande rilievo. Secondo capitolo, è stato accennato al tema dell'antipolitica. Credo che già siano state fatte distinzioni molto opportune. Io vorrei porre questa domanda, credo che tutti noi ci troviamo, voi particolarmente, vi troviate a discutere di Costituzione in tante sale. In queste sale, a me, come credo a voi, capita di vedere, ahimè, molto spesso, una larghissima maggioranza o una totalità di teste calve o capelli bianchi. Se questo ha qualche... di recente mi è capitato una festa dell'Unità in cui in una sala piena, parlando della Costituzione, c'era una sola testa non bianca, alla fine è venuto a salutarmi, era tinto. È preoccupante. Allora, se questo ha qualche fondamento, cioè se questo è un tema di cui la politica deve farsi carico, e credo anche noi che in qualche modo ci occupiamo della Costituzione e dintorni, ecco, siamo più preoccupati da quelli che vanno a riempire le piazze per seguire Grillo, che abbiamo visto perché hanno riempito Piazza Maggiore, o siamo più preoccupati da quei giovani che ci dicono la politica non mi interessa e seguono l'Isola dei Famosi, il Grande Fratello? Vi lascio la domanda, date voi una risposta. Terzo titolo, certamente gli errori da non commettere. Attenzione, toccare la Costituzione è sempre un fatto delicato, che ha dei pericoli. Attenzione a non commettere, a non toccare alcuni aspetti. Secondo me ci sono state dette, condivido pienamente le cose dette particolarmente già in inizio da Valerio. Credo che francamente il tema della rappresentanza all'estero addirittura viene gonfiato, perché ormai ci sono, c'è un rappresentante di tre continenti in qualche caso, quindi francamente è una campagna elettorale che vedo un po' complicata.
adottata la logica della specializzazione delle Camere e con la Camera chiusa, quindi un ramo del Parlamento è culla di alcuni oggetti, un ramo dell'altro ramo è culla di altri oggetti, beh, quale criterio usiamo per distinguere? Il terzo comma del 117 vale a dire per capirci, i progetti di legge sulla urbanistica o sul territorio nascono in una camera, ma quelli sull'ambiente nascono in quell'altra. I progetti di legge sulla sanità nascono in una camera, ma i progetti di legge sui servizi sociali nascono in quell'altra. Quindi specializzati quando in questo momento su questi settori c'è sempre bisogno di interazione, non di separazione. E senza trascurare tutta la copiosa giurisprudenza sulle materie cosiddette trasversali che segnano tutto l'interagire delle materie istituite dello Stato con le materie concorrenti. Anche a me sono di funzionare, se funzionasse sarebbe sbagliato, quindi darebbe dei risultati. Quindi il concetto della cura può convincerti, attenzione che questa è la cura sbagliata. Ultimo punto, allora esistono delle priorità, credo siamo realistici. Credo che una riforma costituzionale in questo contesto e in questi tempi sia attendibile se si pone pochi obiettivi essenziali. Io credo che l'obiettivo di ridurre il numero dei parlamentari sia un obiettivo condivisibile di questa parte. Perché non credo che sia la panacea di altri, ma credo che risponda a un comune sentire. Credo che risponda anche a qualche esigenza di funzionalità, credo che sia oggettivamente un po' troppo fragile. Io credo che sia anche accettabile il tema a cui arriveva ancora particolarmente Umberto di sottrarre la voce delle autonomie delle regioni parlamentari e in particolare dalla Camera separata, dalla Camera oscura della conferenza per portare in Parlamento. Qui c'è una indicazione, credo che possiamo grosso modo identificare alcuni obiettivi circoscritti, mirati. Ma poi soprattutto la riforma elettorale. La riforma elettorale, io dopo tanti anni che ci ragioniamo anche, io sono arrivato a una conclusione molto semplice. Se stessi in me, voterei qualunque delle proposte, perché il sistema che abbiamo è il peggiore non solo tra tutti i sistemi che esistono nel mondo, ma è il sistema peggiore tra tutti quelli che abbiamo sul tavolo. Qualunque proposta è migliore del sistema che abbiamo in vigore in questo momento. Quindi dateci qualunque un sistema proporzionale, bipolare, bipartitico, doppio turno, va bene che affossiamo questo sistema che è assolutamente inaccettabile.